Domani e dopodomani turno infrasettimanale nel campionato di Serie C Girone B, Pescara e Pineto subito in campo domani. Iniziamo con il Pescara che dopo la batosta di Sassari contro la Torres giocherà di nuovo in trasferta a Recanati, inizio del match alle 20:45. Per le ultime in casa biancazzurra ci colleghiamo con Enrico Giancarli che saluto, buon pomeriggio Enrico. Ciao Paolo, buon pomeriggio a te. Ti chiedo subito Enrico se Bucaro, l'allenatore, ha in mente di cambiare qualcosa. Ma guarda Paolo, è importante intanto la giornata di oggi per capire le condizioni di alcuni giocatori, mi riferisco in particolare al reparto arretrato, Filippo Pellacani, perché Brosco è apparso in evidente difficoltà nel secondo tempo della gara contro la Torres. E quindi se Pellacani dà risposte positive potrebbe esserci un cambio nel cuore del reparto arretrato al fianco a Davide Di Pasquale, che sembra in questo momento inamovibile. Potrebbe esserci un ballottaggio anche tra Moruzzi e Milani sulla corsia di sinistra e Pierno Floriani su quella di destra. In porta regolarmente Alessandro Plizzari, a centrocampo rientra Giorgi Tuniov che ha scontato proprio a Sassari il turno di squalifica. Dovrebbe giocare Tuniov con Aloy e uno tra Schizzato e D'Agasso. In attacco non dovrebbero esserci novità, confermato il tridente con Cangiano, Cuppone e Merula, anche se sta sempre meglio Federico Accornero, che potrebbe aumentare il suo minutaggio. Scalpita Lorenzo Meazzi, impiegabile sia nel ruolo di esterno offensivo che in quello di mezzala, mentre bisognerà aspettare ancora questa settimana prima di rivedere Edoardo Vergani, che si è fatto male, ricorderete, in occasione del calcio di rigore della trasferta contro l'Arezzo, un problema al ginocchio non del tutto smaltito. Il Pescara però, al di là Paolo di quelle che saranno le scelte del tecnico Bucaro, dopo questo gol di Merola si è sciolto nella trasferta di Sassari e quindi domani deve dare delle risposte importanti. Guardare oggi la classifica potrebbe essere preoccupante, perché il Pescara, più che guardare avanti, il Gubbio è quinto con 4 punti di vantaggio, deve iniziare a guardarsi alle spalle. C'è il Pontedera che è arrivato a meno 2, ci sarà domenica la Carrarese in quella che potrebbe essere l'ultimissima chance per provare a riagganciare la formazione toscana, anche se oggi ci sono 9 punti di distanza e soprattutto c'è un Pescara che fa tanta fatica a trovare una sua identità. Un dato importante, Paolo, secondo me va sottolineato: nel 2024 5 trasferte di campionato del Pescara, leviamo quella di Arezzo dove è arrivata la vittoria proprio grazie anche a quell'episodio cui abbiamo fatto riferimento poco fa del calcio di rigore di Merola, il fallo subito e l'infortunio di Vergani. Il Pescara nelle altre 4 gare, Juventus, Gubbio, Vispesaro e appunto Torres, ha subito 4 gol a partita. È un indizio, no, è una prova pesante come un piombo della fragilità di questa squadra che ora o mai più deve ritrovarsi se vuole provare a fare un finale di stagione con qualche obiettivo. L'appuntamento è per domani, fischio d'inizio ore 20:45 contro una recanatese che stava molto male, ho usato il tempo passato, stava, l'esonero del tecnico Pagliari che era un po' una bandiera a Recanati, e poi la Recanatese è tornata a fare risultati, è tornata a essere una squadra solida, ha perso, è vero, a Perugia, ma ha perso negli ultimi minuti con il gol del neoentrato Seghetti, quando comunque per 90 minuti aveva messo in difficoltà la formazione umbra. Quindi non sarà una partita facile, non sarà affatto una serata agevole per i biancazzurri, nonostante la differenza, ma solo di blasone tra le due squadre. Sarà un impegno molto molto difficile, il Pescara deve dare dimostrazione che vuole veramente cambiare marcia, anche se trovare oggi le parole dopo 16 gol subiti con 4 trasferte diventa davvero difficile. A te Paolo. Grazie a Enrico Giancarli, ed ora il Pineto che come detto giocherà domani in casa contro la Vis Pesaro, inizio del match alle 18:30, per gli Adriatici si tratta del secondo impegno consecutivo casalingo dopo lo 0-0 di venerdì contro la Carrarese e prima della trasferta di domenica in casa della Fermana. E proprio in vista dei tanti impegni ravvicinati, il tecnico Roberto Beni potrebbe valutare l'ipotesi di effettuare un leggero turnover, dando spazio magari a qualche giocatore che è sceso in campo meno. Tornano a disposizione il portiere Tonti e il centrocampista Sannipoli, che hanno scontato la squalifica e dovrebbero partire nell'11 di partenza.